Buon pomeriggio e benvenuti ai nostri telespettatori qui della Polisportiva di Messina. Abbiamo come ospite giornalista, un appassionato di musica, DJ per passione si definisce, Piero Mazzù. Piero, ciao, grazie ciao, Piero, per ciao, essere Piero, qui con noi. Allora, a casa mia, quando si parla di DJ, praticamente si allude a colui il quale mette la musica in un certo modo per fare ballare le persone. O sbaglio? Sì, in effetti dovrebbe essere così, anche se negli anni il ruolo del DJ è molto cambiato. DJ prima, se tu sai benissimo, perché più o meno ci conosciamo da tanti anni, era anche un intrattenitore, era una sorta di speaker e qualcosa del genere. Adesso è soltanto un operatore della musica, uno che mette la musica, certo dovrebbe selezionare un certo tipo di musica, e poi c'è anche la tecnica, che è anche da valorizzare, perché non è da tutti mettere la musica. Ma si missa ancora o si allora, mette la musica? Allora, questo è un ad muzzum, come dicevano i latini. Allora, questo è anche un bel discorso, nel senso, chi viene dalla vecchia scuola, l'old school, noi facciamo tutte ad orecchio, con il vinile e tutto il resto, c'è rimasta questa qualità, nel senso che noi ormai facciamo ad orecchio. Però con la nuova tecnologia molti si appellano al sync, nel senso che ormai sono i computer che mixano per loro. Ma tu, che hai un orecchio abbastanza musicale, te ne accorgi subito che non è un mixaggio genuino, ma è un mixaggio, vabbè, diciamo così, un vabbè, po'... Vabbè, però anche noi avevamo i sotterfugi. Vabbè, quello... Diciamole queste cose. Ma però, tuttora... Io volevo fare un passo indietro con Piero. Già, vabbè, sì, c'era prima di addentrarci proprio sul tecnico, come nasce la tua passione, Piero? Tu sei un giornalista e quindi comunque hai vissuto la tua professione e poi per passione hai abbracciato la musica. Come nasce questa passione? Ce lo per vuoi essere raccontare? Sincero, la passione per la musica è nata prima ancora di quella del giornalismo. Nel senso che... data ormai molto vecchia, e non dico manco l'età, per una questione di dignità. Da quando eri piccolino. Esatto, dignità proprio professionale, ma stiamo parlando di diversi decenni fa, ed ero molto appassionato di musica. E mi sono introdotto in quelli che erano i primi ambienti, diciamo, musicali, le discoteche. Che ma non c'è sono stato un evento che ha suscitato in te questa passione? No, diciamo passione. Che avevo degli amici che mi hanno trascinato sia nell'ambiente radiofonico sia nell'ambiente discoteca. E lì mi sono praticamente appassionato subito e mi è cresciuta questa passione che non si è esaurita neanche adesso, dopo tanti anni. Realmente è una cosa che ti resta dentro, è una sorta di passione che tu hai latente, anche se poi non la sviluppi con i mille impegni che hai. Ma può diventare anche una professione, abbiamo detto passione, ma ai giovani, noi ci rivolgiamo soprattutto a loro che magari desiderano intraprendere questa professione, ma il problema è sempre quello, vivere di musica, vivere di eventi. A Messina, secondo te, è possibile? Allora, a Messina è molto 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 difficile, direi quasi impossibile, perché non ci sono gli spazi. È molto, hai detto. Sì, non ci sono negli spazi, negli eventi, nelle possibilità di potersi inserire. Il problema è anche che vivere di musica non è semplice, perché ormai questo è un mercato abbastanza saturo, nel senso che prima fare il DJ era una figura un po', non dico mitologica, ma era molto particolare. Adesso c'è questa improvvisazione del DJ, perché proprio la tecnologia ti porta a essere più facilmente portato a fare determinate situazioni. Io ho assistito a delle serate improvvisate di persone che si vedeva che non erano del mestiere, non so come dire, però bastava che gli mettevi una consolina davanti, facevano due movimenti e nella loro testa erano DJ. DJ è tutta un'altra cosa, significa conoscere la musica, saperla selezionare, guardare quello che è la pista, vedere l'utenza che ha a che fare, ci sono tante cose. E poi, secondo me, anche indirizzare la serata verso un certo tipo di musica, che non sempre è quella che magari vorrebbero, diciamo, le persone che sono là, perché ormai il commerciale sta avanzando. Quindi se tu vuoi proporre un tipo di musica che magari è un po' particolare, è difficile, che tu non lo puoi fare se non hai la conoscenza, ecco, di tutto. Due domande voglio fare. Allora, si può essere ancora propositivi nel fare il DJ, quindi parliamo di serate, di danze, diciamo. C'è ancora questa possibilità, allora, questo spazio? Nei limiti del possibile sì, perché tu all'interno di una serata, diciamo, quando vedi molta gente, un po' ti deve anche adeguare, perché non puoi fare ovvio, un ovvio. Però secondo me, con l'esperienza, tra un pezzo commerciale e l'altro, inserisci quei due o tre pezzi che possono intanto piacere a te e può fai conoscere anche le persone che non sono, come dire, dell'ambiente. Perché se tu ti ricordi, si andava in discoteca per conoscere i pezzi nuovi,
Adesso non è più così. Sì, no, era come dici tu, ma io ero un pochettino staccato da questa filosofia. Sì, nel senso che... C'era il problema in quel periodo, perché qua abbiamo i capelli bianchi, quindi... Per chi ce l'ha. Abbiamo i capelli bianchi, quindi chiaramente abbiamo vissuto le due epoche. All'epoca, quando eravamo giovanottini, eccetera, eccetera, cosa succedeva? Succedeva che c'erano i fissati dell'import. Questo disco ce l'ho solo io, compare. Sì. Ti posso garantire che questo ovviamente esatto. Un'altra generazione. Sì, ma chi andava a ballare non gliene fregava niente, certo, perché non lo conosceva. Il danzatore degli anni 70, 80, ma penso anche degli anni 22, 24, quelli che sono, se conosce il brano lo balla meglio, certo. E allora se tu mettevi Staying Alive succedeva l'ira di Dio, mettevi Patrick Hernandez succedeva l'ira di Dio, Sylvester la qualunque, mettevi quello import, eccetera, e infatti gli calavo la testa. Hai ragione, sono perfettamente d'accordo con te. L'altra domanda che però ti voglio fare, Piero: è più facile oggi far ballare le persone o era più facile ieri? Se tu... C'è un significato dietro questa domanda. Allora guarda, ormai le persone che vanno a ballare è come se volessero sentire in discoteca quello che ascoltano in radio. Quindi se tu fai una playlist molto radiofonica, sto parlando radiofonia da adesso, con i pezzi commerciali, vai sul tranquillo. E allora la gente ti balla, tant'è che negli ultimi anni è esplosa questa mania della musica italiana in discoteca, cosa che nostri tempi non esisteva. Sì, ma ci sta, non perché esisteva. Comunque ha dei ritmi, ha delle... Sì, perché ormai la musica italiana si è un po' adeguata a questi ritmi molto dance, e quindi praticamente se tu senti, non so, l'analisi della situazione, l'elodie della situazione, la metti in discoteca, stai tranquillo che la gente balla tranquillamente. Se poi tu vai un po' sull'house o vai un pochino su un funky un po' particolare, già la situazione diventa difficile. Là devi essere bravo a selezionare il pezzo giusto. Infatti io mi appassiono molto della new disco, che sarebbe la musica anni 80, 90, 70 remixata, che ti dà le melodie, secondo me, intramontabili, perfetto, assolutamente, però con una cassa e un ritmo che ti porta a ballare anche le persone più giovani. Ma e la domanda nasce spontanea: è più facile coinvolgere nelle serate i giovani o quelli con l'esperienza? Diciamo che c'è una predisposizione, soprattutto alle persone che non escono tantissimo, cioè le persone un po' più grandi, che hanno quella predisposizione a divertirsi. Quindi a un certo punto, se si riescono a coinvolgere, sono persone che in qualche maniera sono più facili da portare nella dance floor. Diciamo che invece i ragazzini sono un pochino più difficili da certi punti di vista. Comunque, tornando un po' alla domanda di poco fa, c'era anche un altro motivo sotto quando vi facevo il discorso i vecchi anni passati o la realtà di oggi. Ma noi siamo vecchi boomer. Allora, io da operatore radiofonico, non da DJ, perché qui c'è una bella differenza. Certo. Ho fatto anche serate in discoteca, ma parliamo delle guerre puniche, insomma, altri ma periodi. Ma quante ovviamente cose hai fatto, Giovanni Scopo, in questa trasmissione? No, attore, ha fatto DJ. No, l'ho fatto tanti anni fa. Cioè, io feci una stagione al Piro Piro Vulcano che fu indimenticabile, e tu sai cosa alludo, chiaramente. No, dicevo questo, che forse oggi è più facile, lo sai perché? Perché mentre dico c'era il varietà di persone all'epoca, no? Però tutto sommato, se non avevi la discoteca, le luci in un certo modo, le strobo, non ballavi. Oggi, soprattutto il settore femminile, appena sentono due note in un pizzeria, buttano fuori le sedie e cominciano a ballare. Il discorso del coinvolgimento, in una maniera, sì, ma si fanno coinvolgere dal nulla, capisci? Non sei Vabbè, bravo. Indipendentemente dal settore femminile, ecco, credo che sia una questione sì, poi. Sì, ma non ballerei mai io in un locale con le luci accese. Cioè, che atmosfera c'è, capisci? Invece io a Piero volevo chiedere questo: hai un DJ punto due di riferimento, qualcuno a cui ti sei sempre rifatto e hai considerato un po' il tuo guarda ci sono maestro, ecco. Allora maestro no, comunque ci sono dei DJ che io apprezzo, ma sono molto tecnici, molto specifici, che non per esempio ti faccio un nome, Carl Cox, stiamo parlando di personaggi un po' mitici per chi sa questo tipo di cosa, Tony Humphrey, però diciamo che per il tipo di musica che propongono. Per quanto riguarda la tecnica, purtroppo ormai il discorso della tecnica si è un po' perso, perché proprio la tecnologia ti ha portato un po' a parificare un po' tutto. Perché una volta chi sapeva veramente mettere musica si sentiva, si vedeva. Adesso con la nuova strumentazione
è difficile che tu sbagli. Ma un oggi da casa un giovane con Spotify registra e diventa il numero uno nel mondo. C'è anche da dire questo, che prima la musica era difficile da prendere, da acquistare, perché prima la musica si acquistava, la dovevi prendere. Erano altri canali, erano. Sì, non era. Totalmente... Dovevi andare a prenderti il disco e lo dovevi ritirare, poi lo dovevi mettere, poi il disco mix che ti costava tanto più di un disco normale. Adesso entri su internet, scarichi e prendi tutto quello che vuoi. Allora, abbiamo due minuti, due cose velocissime. Sì. Poco fa parlavi della musica italiana che oggi è presente nelle serate, ma una volta pure era presente, però clandestinamente. Perché c'erano etichette, era musica fatta in Italia, con etichette e con ovviamente il cantato inglese. Lipsinch, Cucu Band, potremmo fare una marea di elenco qua. Dai, Fratelli Ambiondi in su. Quindi c'era, ma non si vedeva. Sì, sì, ma perché cantavano in inglese, ma la tradizione della disco dance italiana è notissima. Quindi non è voglio dire, da Simonetti che cambiò completamente. Claudio Simonetti che cambiò completamente. Assolutamente, con Rosso e via discorrendo. Bravo. Non posso fare la domanda mia. E poi chiudo io con l'ultima battuta. Vai. Sogni nel cassetto, un progetto che vuoi condividere con noi? Continuare a divertirmi quando metto musica. Bravo, mi piace. Un'ultima cosa e abbiamo finito. Allora, siamo alla Polisportiva Messina, sentite vociare, ma è anche giusto perché siamo in piena estate, qui ci si allena dalla mattina alla sera, anzi, invito, venite a Fiumara Guardia, guardate questo impianto, come si divertono i ragazzini, iscrivetevi, fate del nuoto, vi fa bene, assolutamente. Chiudiamo. Mazzu, se dovessi organizzare un evento in questa piscina, io lo sai come lo farei? Sì. La musica ci pensi tu. In piscina, in costume, a ballare dentro. Devo dire che ne. Che andrebbe? Assolutamente sì, perché ne ho fatte diverse. E allora organizziamola, scusa. Assolutamente. Però una condizione. Un party, si chiama. Bravo, però una condizione, che chiaramente in acqua c'entra pure lei. Assolutamente. Grazie, sì. Arrivederci alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.